per introdurre questa seconda parte chiamo quindi Antonio Caliendo, ex amministratore pubblico del 10° municipio. Io ringrazio Dario, ringrazio Filippo, ringrazio tutti voi che questa mattina siamo qui a discutere un tema molto centrale della nostra città. Ovviamente la consigliera Di Biase e l'assessore Alessandri che si sono resi disponibili a questo incontro pongono un tema centrale, perché la narrazione che è stata fatta in questi anni, mi ricordo quando sono abbastanza piccolo, è sempre una narrazione fatta o tirata un po' per la giacchetta da l'una o dall'altra parte. Io non mi voglio troppo dilungare su riflessioni anche di storiche ed architettoniche di questa città, che molto spesso ci dimentichiamo. Perché noi pensiamo di essere il titolare di Roma come uguale o modello del titolare romagnolo. Roma c'è una storia totalmente diversa, che nasce da un'idea che doveva essere un'area industriale tipo termini meresi, che la guerra in Libia interrompe per i costi della guerra, che trasforma in città giardino sul piano urbanistico del 1916, che con l'avvento del fascismo rimodula su una destinazione diversa, e ci ritroviamo poi fino al dopoguerra a quello che oggi abbiamo. Quindi la sfida anche di questo convegno, Michela e Mauro, sono anche quello di poter per una volta non per forza rincorrere modelli emiliani, liguri, toscani, siciliani o pugliesi, ma perché no proporre anche un modello nostro, perché la connotazione, ne faccio un esempio pratico, soltanto la linearità e il livello della costruzione del lungomare, noi ce l'abbiamo, abbiamo un unicum, perché altri territori, soprattutto anche nel Lazio, se ci fate caso, il manto statale sta sempre sopra il territorio del mare, invece anche noi su questo abbiamo una particolarità unica, che è quella appunto che il sedimento del lungomare sta alla stessa linea del mare. Quindi su questo ci potrebbe aprire una grande e seria riflessione su quale modello di sviluppo ne possiamo dare. Ma non voglio parlare del passato oggi. Io vorrei che il passato per una volta fosse da una parte dimenticato, e lancio anche la sfida a tutti i soggetti, sia associativo che di categoria di impresa, che abbiamo oggi qui in sala, cioè poter dimostrare che attraverso le istituzioni si possa realizzare un modello come ci spiegava Ilaria e come le suggestioni di Filippo ci indicavano, ovvero un modello che è quello che abbiamo capito che funziona, che va integrato tra il semistrutturato, il morbido e lo strutturato. Perché questo potrebbe essere la vera unica soluzione, ma che non difende soltanto gli interessi, come molto spesso noi abbiamo, degli operatori del settore balneare, ma che riguardano anche i tratti di città di spiagge libere molto importanti per la città di Ostia. Faccio un esempio pratico. L'intervento che deve essere fatto dell'alzamento della scogliera a foce dello scalo preserva le persone, la vita delle persone. L'intervento che deve essere fatto tra il porto e il pontile a un tratto di spiaggia libera antropica, cioè all'interno del tessuto cittadino dove la gente va in maniera gratuita a offrire del mare, molto importante per la nostra città di sviluppo. Per non parlare ovviamente di tutto il litorale di Levante e ovviamente ciò che riguarda la parte di Castel Ponziano, di Capocotta, fino ad arrivare a quello che ci riguarda noi, che è il Marine Village, dove è il conferitore Baianica. Quindi in questo sistema io credo che si possa iniziare a ragionare su uno sviluppo, e nella tragedia del coronavirus abbiamo però una grande potenzialità, che sono i fondi, come diceva Ilaria, del Recovery Fund, che sono le opportunità dell'Europa, che sono le opportunità di spesa che erano inimmaginabili, se pensiamo anche a me quando ho fatto l'amministratore, nei confronti anche dell'ente regionale, che ovviamente prevedeva soltanto dei piccoli interventi di manutenzione. Quindi io credo che da oggi si possa tentare di realizzare insieme, ripeto, superando anche le dinamiche del passato, un tavolo di concertazione per pensare alla progettazione futuro. Ci vorranno 5, 6, 10 anni. L'importante è però mettere in sistema integrato questo grande sviluppo con queste grandi opportunità che noi oggi possiamo cogliere, per determinare finalmente che questo tratto di litorale, molto spesso dimenticato, che però più volte ha dato anche la linea nazionale a quello che era anche tra virgolette lo sviluppo turistico del sistema balneare in Italia, credo che sia fondamentale su questo slancio. E spero e mi auguro veramente, attraverso tutte le categorie sindacali di imprese associative, che si possa, non dico diciamo da domani che sabato, ma dalla prossima settimana, iniziare a interagire sia col Consiglio sia con l'assessorato per far comprendere le bellezze straordinarie. Chiudo con questa bellissima location che anche qui è stata una battaglia di tanti amici ex amministratori come me,
di questo territorio, era un luogo sempre chiuso, era un luogo affidato da un'associazione. Abbiamo fatto una battaglia per ridare alla Regione Lazio, perché credo che sia giusto che la Regione Lazio abbia un punto qui di faccia verso il mare, perché abbiamo tantissime eccellenze, abbiamo la Lega Navale, abbiamo i diving, abbiamo l'esempio di Corpo Terno, che se fossero in qualsiasi altra parte d'Italia avrebbero soltanto una nicchia di turismo solo per quello, invece di andare in Sardegna. Tra parentesi, anche io faccio il subacqueo, quindi vi posso garantire che è una straordinaria bellezza del territorio, molto spesso fagocitata come sempre da Roma, però che potrebbe essere un'eccellenza di connessione tra l'aeroporto internazionale, il turismo romano e la nostra professione. Abbiamo tanto patrimonio, abbiamo tante intelligenze, come abbiamo visto oggi abbiamo tante professionalità, mettiamole a sistema. Io ringrazio ulteriormente per essere qui, perché non era ascoltato un tema così difficile, così complesso, però ripeto, anche in questo momento possiamo avere le strumenti, le strutture, la disponibilità per costruire un bellissimo futuro, affinché tutte le grandi generazioni, ma compresa anche la nostra, che si parla sempre soltanto di giovani, ma parliamo anche dei trentenni, possono rimanere qui a far crescere i propri figli in questa città per dare dimensione anche del lavoro, perché qui chiudo davvero, ci dimentichiamo sempre che l'unica vera industria di questa città, che è anche uno dei grandi temi di questa parte del municipio, è il mare. Mettiamo a sistema, perché su questo potremo, attraverso l'ambiente, l'ecosistema e l'industria del mare, potremo rilanciare tantissime economie e tantissimi spazi occupazionali. Grazie a tutti.